Sicuramente l'intercontinentale per me, quello sì, quello anche perché poi l'abbiamo vinta, perciò sì, è stato un viaggio, soprattutto il ritorno, molto bello. Sì, poi il fatto di andare a giocare in Giappone, insomma, sì, una terra che dall'altra parte del mondo, non sapevi quello che ti aspettavi, poi avevi visto gli anni prima, insomma, le partite, le trombette famose del Giappone, per cui c'era questa curiosità, ecco. Poi al di là del prestigio del trofeo, insomma, il fatto di stare a Tokyo, grattacieli, insomma, eravamo sì, al trentesimo piano. Sì, un viaggio lunghissimo perché per arrivare a Tokyo ci abbiamo messo una vita. Un'infinità di scosse di terremoto, sì. Ogni tanto che ballava intanto l'albergo. Intanto dovevamo scappare dalla camera. Ma l'andata noi partimmo da Manchester perché avevamo giocato la Champions League con United e dopo siamo partiti quindi da Londra a mezzanotte, sì, l'una tardi, di notte, perciò, per cui eravamo cotti. Il viaggio è stato quasi partita. Tutto un sonno. Sì, ritorno. Piacevole sonno, sì, sì, perché sì. Ritorno visto. Invece è stato bellissimo perché abbiamo vinto la Coppa, si scherzava, sono passati velocemente 12 ore di viaggio. Se vinci non sei stanco. No, ma poi è stata anche l'unica occasione dove all'arrivo all'aeroporto di Torino c'erano 5.000 persone. C'era tantissima gente. Non c'era ancora l'usanza del pullman scoperto il viaggio, per cui siamo tornati dal Giappone, sì, avevamo vinto un grandissimo trofeo, però abbiamo trovato anche l'aeroporto il riscontro. Di volo obiettivamente non me lo ricordo, anche perché ci si cambiava spesso, quindi qualsiasi sì, non c'era la regola trasferta. Del compagno fisso, il mister Lippi gli piaceva a turno a cambiare, per cui a parte eravamo un gruppo da sì, fantastico. Ti capitava, non è che stai meglio o peggio, stai bene con tutti. Si stava veramente bene, eravamo un gruppo veramente eccezionale, d'altronde se non c'è quel tipo di gruppo a certi traguardi non riesce ad arrivare, per cui sinceramente si stava bene con tutti. Ma è stata sofferta. È stata parecchia sofferta perché noi abbiamo avuto tante chance, occasioni. Però non riusciamo a metterla dentro. Dopo loro, il secondo tempo, c'è stato un momento dove abbiamo sofferto. La traversa di Ortega. Ortega ha preso una traversa, poi altri due o tre tiri, quindi è stata complessivamente una partita giocata, non dico alla pari, però l'abbiamo dovuto sudare tantissimo per vincere. Poi a 10 minuti alla fine Del Piero fece quel gol, è stata un po' una liberazione. Proprio mentre andavamo dall'albergo allo stadio dell'Intercontinentale, della finale, c'era con noi un giocatore a Metrano, te lo ricordi? Sì. E lui disse sul pullman: cavolo, fino a 10 minuti fa voi ridevate, scherzavate, sembrava una compagnia che andava in una gita, mentre adesso siamo saliti sul pullman sembrate un'altra persona, sì, altre persone. E difatti era così perché da lì in avanti entrava un po' la concentrazione della partita e non è che si poteva scherzare e ridere tutto anche il tempo. Ti ricordi quel prima di Juventus Real Madrid, il ritorno nel 96, che Vialli si presentò con sì, la telecamera dentro il pullman. Dentro il pullman che ci lasciò un attimino perplessi così, insomma. Però è molto bello quel video perché vedi veramente la tensione che si ha prima di arrivare a una partita importantissima come sono quelle, per cui poi aneddoti particolari gli scherzi erano all'ordine del giorno, soprattutto prima delle partite dipende uno come c'era chi piaceva ascoltare la musica, chi sì. Stava in silenzio, chi faceva le battute. Ma adesso è divertente, è una gita veramente adesso. È sempre un piacere, insomma. Adesso chi vive in una città, chi vive nell'altra, e queste occasioni è motivo per riprendersi in giro come facevamo ai tempi, insomma, si vive un po' di ricordi. Soprattutto. Calcistici sicuramente. Sicuramente.